e i padroni dell'universo. Io sono Adam, principe di Eternia, difensore dei segreti del castello di Grayskull. E questo è Kring, il mio amico coraggioso. Poteri straordinari e favolosi mi furono donati il giorno in cui innalzai la mia spada magica gridando: per il potere di Grayskull! Grayskull! Amen! Potere! Da quel giorno Kringer diventò il temibile Battle Cage e io diventai He-Man, l'uomo più forte dell'universo. Solo tre persone conoscono questo segreto: la nostra amica maga, Duncan, uomo armato, ed Orc. Uniti, difendiamo il castello di Grayskull dalle forze malefiche di Skeletor. È stato proprio bello rivedere il nostro amico Garn. Sì, ha portato dei grandi miglioramenti a Targa da quando ne è diventato re. Ehi, ma che succede? È un segnale che non conosco. Vediamo di capirci qualcosa. Azzeriamo tutti i comandi. È molto strano. Il segnale sembra provenire da quella duna. Sai, Duncan, non sono del tutto sicuro che quella sia una duna. Andiamo. È di metallo. E c'è qualcosa nascosta sotto la sabbia. Qualcosa di grosso. Per il potere di Grayskull! Potere di Grayskull! A me il potere! Stai indietro, Duncan. È una nave spaziale. È precipitata qui da chissà dove. Non credo proprio che provenga da Eternia. È seriamente danneggiata. Eppure deve esserci. Sta attento, Duncan! Riuscire a farcela. Potere di Grayskull, aiutami. Sembra che ne abbia avuto abbastanza. Doveva essersi costruita una tana proprio sotto quella nave spaziale. A proposito dell'astronave, andiamo dentro a darci un'occhiata. Guarda, c'è il pilota. E il segnale sembra venire proprio da quella parte. Accidenti, ma questo è un robot. E non mi sembra nella sua forma migliore. Sarà meglio portarlo al più presto al mio laboratorio, così cercherò di rimetterlo in sesto. Ora non ci resta altro che capire come metterlo in moto. Ho provato con tutti i mezzi che conosco, ma purtroppo nessuno è stato valido. Perché non provi a dargli un colpetto? È così che mio padre riesce a far funzionare la carrozza del cielo. Stavo solo scherzando, Doug. Un momento, prego. L'accesso al laboratorio è controllato. Prego, dia il suo nome per l'identificazione. Ma sono Orco! Grazie. Orco identificato come piccola peste, ingresso vietato, mi dispiace. Senti un po', barattolo, io sono in missione da parte del re, per cui fuori dai piedi. L'accesso di Orco al laboratorio è vietato. Fermo, prego, o dovrò prendere i provvedimenti necessari. Voglio proprio vedere cosa farai. Come desidera. Ehi! Temo che sarà costretto a lasciare questa zona. Lasciami andare, pezzo di latta, ti avverto che sei... Insomma, vuoi lasciarmi andare? Tieni giù le mani, ho detto!
Ma cos'è questo baccano? Sembra la voce di Orco. Vado a vedere che cosa combina. E va bene, ammasso di ferraglia, l'hai voluto tu. Vorrei che lei mi capisse. Io eseguo soltanto degli ordini. Abracadabra, bidone parlante, con il mio fluido sparisci all'istante. Disfunzione, disfunzione, aiuto, 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 aiuto. Aiuto, lasciami, Ma che stai facendo, Orco? Orco, ti rendi conto del guaio che hai combinato? Scusa, Duncan, non è stata colpa mia. Quello stupido robot mi ha scaraventato qui. Chiedo perdono. Yay! Ehi, si è attivato. Non posso crederci. Sicuramente il colpo che gli ha dato Orco ha fatto sì che riprendesse a funzionare. Io cosa? Scusate, vi dispiace definire la mia attuale posizione? Ti trovi sul pianeta Eternia. La tua navicella spaziale è precipitata qui e noi ti abbiamo trovato. Ma tu chi sei e da dove vieni? Mi chiamo Roboto, sono un esploratore e vengo dal pianeta Robotica. Vogliate scusare la mia freddezza, ma non ho mai visto degli esseri come voi. Posso esaminarvi? Per quanto mi riguarda, fai pure. Non ci farai male, vero? È un procedimento assolutamente indolore, ve l'assicuro. Totalmente organico, nessuna componente metallica, che strano. Tuttavia l'esame segnala un alto grado di intelligenza. Ne sono molto lusingato. Tocca a me, adesso tocca a me! Incredibile, questo strano essere è assolutamente indecifrabile. E non sei l'unico a pensarlo, lui è fatto proprio così. Divertente, proprio divertente. È un vero piacere conoscerti, Roboto. Il piacere è reciproco, Randor. Maestà, Roboto vorrebbe avere il permesso di esplorare il nostro pianeta mentre i tecnici lavorano per riparare la sua astronave. Accordato, lascerò a te la cura di tutti i dettagli, Dan. Grazie, Sire. Sì, grazie mille. Ma di nulla. Non capita tutti i giorni di avere visitatori da un altro pianeta, in special modo un essere unico come te. Non avrei mai immaginato di essere unico. Sul pianeta Robotica ci sono più di 5.000 esemplari del mio stesso modello. Comunque sei arrivato ad Eternia, e credimi, qui sei proprio unico, non c'è dubbio. Stai dicendo unico? Io credo invece che questo roboto possa offrire delle soluzioni molto interessanti. E io, il grande Modulok, sono la persona più adatta per sfruttarle. Certamente, la persona più adatta. Sei sicuro di stare a tuo agio qui? Oh sì, mi ricorda tanto casa mia. Passeremo da te domattina presto per accompagnarti a visitare il regno di Eternia. Non vedo l'ora che venga domani. Buonanotte, Duncan. Buonanotte, principe Anna. Buonanotte, Roboto. Stavo proprio venendo a cercare te. Salve, sei un amico di Duncan per caso? No, sono il suo più grande nemico. E lo sarai anche tu quando ti avrò fatto ciò che ho in mente di farti. Circuiti impazziti, non prie e scoppio, non posso, non posso. Quali saranno le cose che potrebbero interessare di più a Robot? Che ne dici delle antiche rovine? Sono sicuro che lui e gli Zacton avranno molte cose da raccontarsi. Ottima idea. Adam, guarda! Com'è possibile che Robot abbia fatto questo? Ma non è stato lui. Non vedi che il muro è stato sfondato dall'esterno? Non capisco cosa tu voglia da me. Perché mi hai imprigionato in questo modo? Quando avrò terminato di riprogrammarti, la tua attuale personalità, mio caro amico, sarà scomparsa, cancellata per sempre.
e tu sarai mio schiavo per la vita. I miei amici Duncan e il principe Adam non lo permetteranno mai. Sfortunatamente per loro, però, quando lo verranno a sapere, sarà tardi. L'amplificatore di energia è a posto. Hai regolato il raggio d'azione del radar sulla frequenza di robot? Sì, certo. Proviamolo allora. Funziona! Riceviamo il segnale! Presto, andiamo! Ecco fatto! Adesso fa un passo avanti, mio potentissimo schiavo! Eccellente! Obbedisce alla lettera, alle mie istruzioni! Adesso è giunto il momento per la vera grande prova! Guarda, il segnale ha cominciato a muoversi! Si dirige verso nord! Eccoci arrivati. Quella è la stazione Z, il più importante laboratorio di ricerca di Eternia. E presto tutti i suoi segreti apparterranno a me. Ah, molto bene, Roboto. Adesso vediamo un po' cosa sei capace di fare. Avanti, avanti, avanti! Ehi, guarda! Ehi tu, fermo! Fermati o spariamo! Non si ferma! Non riusciamo a bloccarlo! Presto, via di qui! Eccellente! E ora la porta blindata! Distruggila, Roboto! Incredibile! Con la tua forza e il mio cervello, niente ci potrà più fermare. Niente. Guarda, il segnale non manda più impulsi. Questo vuol dire che Roboto deve essere proprio sotto di noi. Dobbiamo atterrare. Che strano posto. Che cos'è? È la stazione Z. È una delle nostre basi segrete per la ricerca scientifica e qualcuno deve avere forzato la porta blindata. Forse Roboto. Se Roboto è diventato nostro nemico, non sarà facile riuscire a combatterlo. Forse sarà meglio che tu ti trasformi in... È un'ottima idea. Per il potere di Grayskull! Barbari che non siete altro, non ve la caverete tanto facilmente. Portali via, Roboto. Le loro lamentele cominciano a darmi sui nervi. Non ho nessuna intenzione di sopportare le rimostranze di questi signori. Lasciateci andare, per favore! Aiuto! 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 Cosa prenderò? Comunque... ha un'aria interessante. Controllo a distanza. Questo può essermi molto utile. Delizioso! Ascolta. Viene da dietro quella porta. Andiamo a dare un'occhiata. È Modulok. A quanto pare ci siamo sbagliati su Roboto. Forza, facciamo una bella sorpresa a quel barbaro di Modulok. Con questa macchina potrò andare dove vorrò. L'unico posto dove potrai andare saranno le prigioni del re. Amen! Adesso ti sistemo io. Ora dimmi, che cosa ne hai fatto di Roboto, demonio? Ecco, questa è la mia risposta, ahimè! Proprio il caso di dire che l'hai messo in gabbia.
Ehi, Roboto, come sono contento di vederti. Va tutto bene? Guarda che strana luce è negli occhi, man. Roboto, non ti preoccupare. Ora ti riportiamo a palazzo e porremo rimedio a qualunque cosa ti abbia fatto Modulok. Niente da fare, non ci riesco. Certo che non ci riesci, ammasso di muscoli. La mia campana a campo di forza può resistere a qualsiasi cosa. La mia testa. Ah, vedo che sei tornato fra noi, Duncan. Bravo, hai fatto appena in tempo. Canaglia, si può sapere che cosa hai fatto a Robot? Nulla, l'ho semplicemente riprogrammato, annullando la sua personalità e quindi riducendolo totalmente ai miei ordini supremi. Ma al tuo posto mi preoccuperei soprattutto di quanto potrà accadere a te, mio carissimo amico. Se osi fare del male a Duncan... No, fargli del male non me lo sogno nemmeno. Voglio solo fare un piccolo esperimento su di lui, capisci? Sì, amico. Cosa, un esperimento? Sì, qualche cosa che sono certo tu riuscirai ad apprezzare moltissimo. Lascia che te lo spieghi. No, no, non mi interessa. No? Oh, davvero peccato, perché voglio dirtelo comunque. Sai, questo apparecchio sul quale sei seduto è una macchina per trasferire i cervelli. Quando io ti metterò in testa questo oggetto, tutta la tua intelligenza sarà automaticamente trasferita nel mio cervello. Scherzerai, spero. No, io non scherzo mai. Ci siamo ora. Ecco. Stammi a sentire, Roboto. Devi assolutamente aiutare Duncan. Aiutalo. È perfettamente inutile che ti dia tanto da fare. Tra poco la mia macchina sarà il massimo della potenza. E allora? Duncan ti ha riparato. Ti ha fatto ritornare in forma. Ora tocca a te aiutarlo. Devi farlo. Devi lottare contro la riprogrammazione di Modulok. Sta cercando di modificarti e di renderti malvagio quanto lui. Bene, adesso siamo pronti. Roboto, ti prego, non puoi lasciarlo fare. Devi intervenire. Fermati. Cosa? Non posso permettere che si faccia del male a Duncan. Bel colpo, Roboto! Non ci posso credere. Quello stupido Roboto ha distrutto il mio trasferitore di cervelli, non è vero? Sei pregato di arrenderti immediatamente. Roboto! Devo raggiungere i men. Devo distruggere il campo di forza. Non è possibile, non può essere vero. Come ti senti, Duncan? Sì, sto bene, grazie a Roboto. Andiamo a vedere come sta. Roboto, rispondimi. Amico mio, io... Roboto! Dobbiamo portarlo al laboratorio al più presto. Credete che Duncan riuscirà a riparare il Roboto? Non lo so, Orko. I suoi circuiti sono stati danneggiati molto gravemente. Che peccato, era un robot così simpatico. Oh, grazie, Kringer. Bravo, papà, ci sei riuscito. Duncan è davvero un genio. Mi sento più in forma ora che il giorno che mi hanno costruito. Adesso bisogna assolutamente festeggiare. Già che ci siamo, perché non facciamo una bella festa di compleanno? Dopotutto, questa è una specie di seconda nascita per Roboto. È davvero una splendida idea, mia cara Marlena. Compleanno? Non capisco. Quando un uomo nasce, bene, quel giorno è il suo compleanno. Nasce? Come posso spiegarti? Ecco, diciamo, viene costruito. Ah, ah,
capisco. Ehi, stando così le cose, Duncan diventa il padre di Roboto. Cosa? Beh, devi ammettere che c'è una certa rassomiglianza. È vero, adesso che me lo fai notare, Orco, penso proprio che tu abbia ragione. Ha 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 ha